Ragazzi, non correte, è già partita! Ve l'avevo detto che eravate in ritardo! Il rapporto tra fumetto e architettura, una mostra su Diego Armando Maradona, le proposte innovative del programma Cartoona, l'area Comic Con Kids dedicata ai più piccoli, i videogiochi con gli spazi dedicati GameCon e novità di quest'anno la musica con i concerti fino a tarda sera. Tutto questo è Comic Con 2013, il Salone Internazionale del Fumetto di Napoli, che torna alla Mostra d'Oltremare per la sua 15ª edizione dal 25 al 28 aprile, con 4 giornate intensissime per tutti gli appassionati del fumetto e della cultura pop. Siamo riusciti a mettere su anche quest'anno un programma più ricco rispetto all'anno scorso. Il tema di fumetto e architettura verrà svolto con una bellissima mostra, anche in collaborazione con lo studio che ha realizzato il bellissimo manifesto di quest'anno. Ospiti internazionali come sempre, da Skoiten a Svarte, per citare appunto quelli legati all'architettura, ma non solo, il ritorno di Liberatore, di Manara. È un programma che è ancora più ricco nella parte GameCon dei giochi, nella parte cartuna di animazione, e una grande novità con due serate musicali, venerdì e sabato. Si ripeterà anche l'esperienza di Comic Con Off, che per 2 mesi porta Comic Con in tutta Napoli, con la collaborazione dell'Institut François, del Gate, del Cervantes e dell'Ordine dei Giornalisti. Molto attesa, la mostra dedicata al primo graphic novel sulla figura di Diego Armando Maradona. Con una rilettura in chiave poetica e surreale di alcuni momenti chiave della vita di Maradona, ispirata dal fumettista Paolo Castaldi dallo storico gol di Diego all'Inghilterra nei mondiali messicani del 1986. Grande successo sta avendo inoltre la mostra già aperta al PAN dedicata al numero 3000 di Topolino, che allestita fino a maggio porterà al Comic Con anche molti autori disneyani. Attesissimo dagli appassionati è infine il Comic Con Cosplay Challenge, che sabato porterà migliaia di appassionati da tutta Italia a sfilare nei panni del loro eroe dei fumetti preferito.